Accertamente 2017, siamo con Maurizio Mauri, il coordinatore operativo del centro di ricerca della IULM, Behavior e Brain Lab. Lei si occupa di attività e di ricerca sull'impatto emotivo scaturito dai diversi tipi di stimoli ed esperienze, ma in particolare quanto questi possono andare ad incidere sul livello di gradimento dei prodotti e anche poi sulle intenzioni di acquisto? Beh, le emozioni sono diventate negli ultimi tempi una parte importante del processo decisionale. Fino agli anni 50-60, con von Neumann, Morgenstern, l'avvento della cibernetica, dei computer, si pensava che le persone fossero assimilabili a un funzionamento di un computer, quindi calcolatrici, razionali, che sfruttano tutta l'informazione che hanno a disposizione. In realtà, piano piano, grazie all'avvento delle neuroscienze che hanno iniziato a sbirciare all'interno della scatola cranica, quindi a guardare un po' i processi cerebrali, si è capito che l'emozione aiuta la persona a prendere decisioni in modo più rapido, a tagliar fuori certi tipi di informazione e a basarsi su criteri di preferanda anziché di inferanda, tant'è che si preferisce parlare di oggi come oggi, di un uomo come essere a razionalità limitata. Quindi c'è stato un cambiamento proprio di paradigma scientifico in cui appunto l'uomo era considerato dalla razionalità olimpica, a un uomo che in realtà usa degli espedienti più rapidi, più imprecisi, ma che lo rendono immediatamente più contento, che sono proprio quei processi di natura emotiva. Dobbiamo ringraziare persone come Antonio Damasio, guru mondiale delle neuroscienze, Ledoux, che ha messo in luce i due meccanismi, quello cognitivo, quello emotivo, quello corticale, quello sottocorticale, per poter oggi dire che l'emozione fa decidere la persona e quindi non si può relegare l'emozione a variabile che disturba la persona nei suoi processi decisionali, ma va considerata come una variabile importante e quindi tutte le aziende, tutte le persone che fanno dei prodotti, servizi che sono per l'uomo, dovrebbero sempre tenere in considerazione come l'uomo è un essere razionale, a razionalità limitata, che usa l'emozione in maniera predominante. Qual è il ruolo delle esperienze audiovisive, come ad esempio quelle pubblicitarie nel processo decisionale, e quanto elementi come suono ed immagini possono poi andare ad incidere o comunque ad influenzare chi sta guardando quei determinati prodotti? Allora, sicuramente i suoni e le immagini influenzano moltissimo. Sappiamo già che vedere un'immagine, l'ha citato uno dei relatori presenti al convegno di neuromarketing, che l'immagine è molto più rapida nell'essere processata da un cervello rispetto ad una scritta, per esempio. Tuttavia è anche stato dimostrato che unire all'immagine un suono può migliorarne il ricordo. Per esempio, abbiamo fatto una ricerca per un'altra azienda che fa opere di beneficenza. In quel caso il numero verde appariva più volte accompagnato da una voce che lo leggeva e abbiamo visto che veniva ricordato di più rispetto a quando compariva semplicemente, senza una voce che ne leggesse i numeri. Tuttavia possiamo anche citare il caso che abbiamo parlato qui al Neuromarketing Days. Non so se avete notato che uno spot aveva le cifre che venivano lette, le cifre del numero verde da chiamare di UNICEF venivano lette uno per uno, 701, mentre nel secondo spot erano lette tre alla volta, 701, 708. Qual è stato osservato di più con l'eye tracker in termini di fissazioni? Quello che veniva letto con le cifre a tre rispetto a quella una alla volta, per cui è un'altra prova empirica che ci aiuta a dimostrare che dosare il suono, l'audio con il visivo è un'arte che va bene lasciarla solo in mano al creativo, ma che più la testiamo e meglio è.
Un'ultima curiosità, cosa ci può dire riguardo alle ricerche sulle esperienze sensoriali, olfattive e gustative in ambito neuromarketing o comunque sempre di applicazione delle neuroscienze al marketing? Beh, allora qui diciamo mi invita a nozze perché abbiamo appena svolto un progetto con un gruppo fieristico, era una fiera di gioielli e abbiamo provato a inserire, abbiamo testato l'effetto dell'ambiente e degli stand su un gruppo di persone che erano dei buyer, quindi persone esperte del settore gioielli che andavano in giro e cercavano di capire come investire, insomma. E abbiamo provato a distinguere due gruppi, il primo giorno in condizioni naturali, il secondo giorno abbiamo introdotto una variabile, ovvero un profumo, nell'ambiente dove noi chiedevamo di andare con gli occhialini, il caschetto, il braccialetto, no? E abbiamo poi dimostrato che quando lo stand aveva un profumo nelle vicinanze, i buyer inconsapevolmente tendevano a sostare un po' di più agli stand, a osservare un po' di più gli articoli esposti nelle vetrine, senza che loro poi, quando li intervistavamo alla fine, dicessero: ma sono stato di più, di meno. In alcuni casi hanno detto: ma si è accorto che è stato di più? E loro dicevano: no, non mi sono accorto di niente. Ma si è accorto della presenza di un odore? No, non me ne sono accorto. Per cui, diciamo, abbiamo un po', come dire, messo in evidenza come l'uso di odori in maniera inconsapevole portano la persona a comportarsi in modo diverso. Per quanto riguarda il gusto, abbiamo fatto un bellissimo studio, sempre di neuromarketing, in cui abbiamo paragonato gli yogurt convenzionali con gli yogurt biologici. In blind, ovvero senza che la persona potesse sapere se stava assaggiando uno yogurt biologico o uno yogurt convenzionale, e in situazione informata, cioè quando la persona vedeva se lo yogurt era biologico oppure convenzionale. Cosa è venuto fuori? Quando assaggiavano in blind, tutte le persone preferivano gli yogurt, erano tutti yogurt alla fragola, erano 6 yogurt, tutti alla fragola, 3 biologici, 3 convenzionali. Tutti mediamente preferiscono lo yogurt convenzionale perché è più cremoso, è più dolce, e quello biologico è un po', si vede gustativamente, un po' meno buono. E quindi dichiarano, e vedevamo nei segnali, più gradimento per lo yogurt convenzionale. Quando mostravamo la fotografia, switchavano completamente, flippavano i risultati, le persone dicevano che preferivano lo yogurt biologico a quello convenzionale, anche se prima il loro cervello aveva detto esattamente il contrario. Cosa è successo? È successo che probabilmente dopo che ci hanno fatto una testa grossa così, sta piano piano entrando un po' nella testa del consumatore l'idea che lui, che conviene avere un comportamento attento all'ambiente, alla salute. Cioè il consumatore di oggi è meno edonista rispetto a una volta. Oggi come oggi questo modello forse non è più del tutto vero. Nella società post crescita il consumatore sta diventando più attento e quindi potrebbe decidere addirittura di consumare qualcosa che è meno buono ma che ha più un impatto positivo sulla propria salute e sull'ambiente. Grazie. Prego.